Siamo qui nella piscina comunale di Garbagnate per scoprire i segreti del nuoto e in particolare dello stile rana. Da sempre considerato uno degli sport più completi e indispensabile per la sopravvivenza, infatti veniva utilizzato già dai primitivi. Prime testimonianze risalgono a circa 7.000 anni fa, dove nella caverna di nuotatori, grotta situata in un altopiano libico, sono state ritrovate incisioni rupestri di nuotatori. La storia ci ha lasciato diverse notizie scritte, troviamo riferimenti al nuoto nell'Iliade, nell'Odissea, nella Bibbia e in molti libri ancora. La prima piscina è databile al III secolo a.C. ed è situata nell'odierno Pakistan. Immaginate che il nome piscina deriva da grande bagno. Il nuoto ha quattro stili ufficiali e ognuno di essi ha una storia particolare. Oggi però ci concentreremo sulla rana. La rana è lo stile più antico. Immaginatevi che nella caverna dei nuotatori sono raffigurate tutte immagini di persone che praticavano questo stile. Da questi primi disegni in poi non si ebbero più notizie della rana in forma scritta. Solamente nel 1696 viene ritrovato descritto lo stile rana nel libro L'arte di nuotare. È impressionante quanto lo stile descritto nel libro sia uguale a quello odierno. La rana ebbe particolare diffusione in Gran Bretagna, dove venne utilizzata come unico stile sino all'inizio delle Olimpiadi moderne. Episodio curioso fu una gara che si tenne a Londra nel 1844 tra inglesi e nativi americani. Gli inglesi utilizzarono lo stile della rana, mentre i nativi americani utilizzavano uno stile simile al nostro stile libero. Il risultato ve lo lascio immaginare. Chiamato Tommy Fly per la leggerezza in vasca e la sua tecnica in continua evoluzione, medaglia d'oro ai campionati mediterranei e attualmente campione italiano di categoria nel 200 rana. Tommy Fly. Eccoci qua con Tommaso Grandini alias Tommy Fly. Adesso ti chiedo, come mai Tommy Fly, da dove nasce? Allora, Tommy Fly nasce da un post che feci su Instagram mentre facevo una partenza e appunto un mio amico scherzando, un nuotatore, ha detto: "Beh, a te voli quando fai la partenza", no? E allora da lì è iniziato Tommy Fly. Bellissimo. Come ti senti dopo aver vinto 3 medaglie ai campionati italiani? Allora, beh, sicuramente molto contento e molto soddisfatto dei risultati raggiunti. Non raggiungi subito una consapevolezza di quello che hai fatto, perché chiaramente fai la gara, ti ritrovi in mezzo in una corsia di 8 a disputare la finale e quando tocchi la piastra alla fine guardi il tempo, guardi il tabellone, guardi il numero della tua corsia e pensi: "Beh, cavolo, ce l'ho fatta". Sì, sì, sì. Non so, com'è nato? Allora, è nato tutto da mio nonno che appunto mi accompagnava in piscina quando avevo 3 anni e piano piano lì ha iniziato a fare i corsi in vaschetta, noi nuotatori diciamo la chiamiamo vaschetta, che è appunto la vasca didattica, la vasca piccola dove si tocca e ti insegnano a muovere le prime bracciate, a fare il missilina pancia in su, il missile a pancia in giù, insomma le cose basilari. Sicuramente si è raggiunto questi traguardi e anche grazie alla disciplina, perché come nel mio sport non sempre si ha voglia di allenarsi, però lo si fa. Certo. Certo, assolutamente. Quando ero piccolino nuotavo 2-3 volte alla settimana, poi piano piano quando cresci inizi ad aumentare sia i volumi di allenamento che i giorni di allenamento. Ci vuole appunto dedizione, perché niente cade dal cielo, bisogna costruirsi. Certo, certo, comunque sì, bisogna allenarsi, non ci sono scorciatoie. Perché hai scelto come stile principale la rana? Non ho scelto la rana, quando sei piccolino ti insegnano a nuotare un po' tutti e quattro gli stili e alle prime gare fai un po' di stile libero, un po' di dorso, un po' di rana e chiaramente facendo gare, andando avanti con l'esperienza inizi a prediligere uno stile piuttosto che un altro
E infatti il mio stile principale è la rana, però mi diverto anche a fare le gare a stile libero piuttosto che le gare nei misti e faccio anche qualche gara in acque libere. Diciamo che la rana la senti più tua come... Certo, sì. Sì, sia come stile che anche come livello è superiore rispetto allo stile libero e ai misti. Dai, parlami un po' del gesto tecnico della rana. Allora, innanzitutto si parte dalla spinta dal muro e appunto dopo la spinta c'è una fase subacquea e in questa fase subacquea appunto si ha una prima battuta di gambe, poi successivamente si fa una passata con le braccia e quindi si passa da una posizione di streamline appunto a una posizione con le braccia lungo i fianchi. Dopo si recupera appunto, si recuperano le braccia, si ritorna nella posizione della streamline, si fa la gambata rana e poi infine si fa la prima bracciata e si esce appunto, l'uscita, noi la chiamiamo uscita diciamo, no? E appunto alla prima bracciata si cerca di tenere sempre le spalle in avanti, di tenere sempre la testa in linea con la schiena, così da caricare bene la bracciata, cercare di tuffarsi sempre in avanti e cercare di fare questo movimento per tutta la durata dei 25 piuttosto che 50 metri in base alla vasca in cui ci si trova. Voglio provare la rana, secondo te riesco? Beh, assolutamente sì. Allora andiamo. Allungati un po' di più con le braccia, stesa e chiudi bene forti con le gambe. Brava, no, va bene, va benissimo, ci siamo. Beh, non te la cavi mica male. Devi migliorare un po' di più sulle gambe. Un po' più ampia la gambata e chiudi forte. Sono qui con Luca Del Bianco, direttore tecnico della Nuotatori Milanesi. Adesso gli faccio un po' di domande. Luca, noi in questo programma parliamo di come sono cambiati gli sport negli anni. La rana com'è cambiata anche rispetto a quando ti allenavi tu? Allora, rispetto a tanti anni fa è cambiata la rana, nel senso sono cambiati i regolamenti, soprattutto l'attenzione che c'è stata a livello tecnico partendo dalla base, perché poi il nuoto negli ultimi 20-25 anni è diventato, il nuoto italiano, una potenza internazionale, quindi plurimedagliata, campionati mondiali, campionati europei, ma partendo dalla base. Quindi l'attenzione alla tecnica in uno sport che, dove l'uomo non è fatto per nuotare, l'uomo è fatto per camminare e stare sulla terraferma, l'attenzione alla parte tecnica è quello che ha fatto la differenza, a partire già dalla base. Per quanto riguarda la rana, ti faccio un esempio rispetto a quando nuotavo io, la fase subacquea è cambiata. Quando io nuotavo non potevo dare il colpo di gamba del fine in subacquea, se lo davo e lo davo mi squalificavano. Invece adesso è previsto dal regolamento un colpo che può fare la differenza. E nel nuoto in generale c'è proprio l'attenzione da diversi anni
al cosiddetto quinto stile, cioè alla parte non nuotata, tutti gli aspetti non nuotati, partenze, virate, subacquee. Io sono una personal trainer e sono curiosa di sapere, oltre all'attività in acqua, che cosa si fa per la preparazione atletica nel nuoto. Allora, è assolutamente importante la parte fuori dall'acqua, nel senso che c'è una parte di prevenzione a livello infortunistico, perché ad esempio la spalla è la parte potenzialmente più esposta agli infortuni dei nuotatori, basti pensare quante bracciate vengono fatte ogni giorno, e quindi a livello di prevenzione con gli elastici, sugli extra rotatori, soprattutto su preservare la cuffia dei rotatori, e poi a livello di potenziamento sicuramente la parte in palestra ha un valore, e il tipo di palestra poi dipende dal tipo di atleta. Se hai un velocista, quindi più muscolato, che ha necessità di lavorare sulla forza esplosiva, c'è un tipo di lavoro. Hai un mezzofondista, deve lavorare sulla forza resistente, è un altro tipo di lavoro. Sicuramente alla base c'è un lavoro sugli stabilizzatori, quello che viene chiamato core stability, perché comunque mentre nuoti è sempre attivato i muscoli stabilizzatori durante la nuotata. È uno sport completo, come abbiamo detto. Quanta tecnologia è intervenuta negli ultimi anni per migliorare le prestazioni degli atleti, anche per tenerle comunque monitorate? Allora, sicuramente ci sono sempre tecnologie e sempre in divenire. Per quanto riguarda l'allenamento quotidiano di gruppi di livello medio o anche medio-alto, anche il banale uso del telefono è una tecnologia importantissima, perché filmare e far vedere al nuotatore il gesto che compie in acqua dà una presa di coscienza che difficilmente c'è nel momento in cui i ragazzi nuotano. Cardiofrequenzimetri per controllare le pulsazioni in determinati tipi di lavoro, e poi ci sono tanti piccoli attrezzi interessanti che possono partire da una specie di bottone che metti sotto la cuffia e ti dà ritmo da tenere, piuttosto che anche attrezzi non tecnologici digitali ma tecnologici per il controllo del rollio piuttosto che della bracciata. Comunque sì, è sempre in divenire. E che consiglio daresti a chi vuole intraprendere questa disciplina? Il consiglio che potrei dare, che è quello che do ad esempio ai miei atleti, è quello di provare a porsi degli obiettivi che siano sempre difficili e mai impossibili, però sempre un passo avanti. Noi siamo abituati a vedere in altri sport, tipo il calcio, che un giocatore ha 22 anni, è giovane. Nel nuoto c'è un po' questa precocizzazione, che se a 16-17 anni non hai fatto i tempi per i campionati italiani non sarai mai nessuno. Ecco, io il consiglio che potrei dare è: ritariamoci sul fatto che ognuno ha i suoi tempi di sviluppo, di miglioramento, e quindi ci vuole pazienza, impegno. Senza quello non arriva da nessuna parte. L'attimo in cui tocchi il bordo piscina per primo dura un istante, ma te lo porti nel cuore tutta la vita.